Quando vuoi essere ambizioso non ti puoi preoccupare di una scienza, ma questa squadra è stata concepita e costruita per sopperire a tutti questi problemi che durante l'anno ci sono stati, quindi non c'è assolutamente nessun tipo di preoccupazione, siamo totalmente coperti in quella posizione e quello che non cambierà mai. Le sfide sono quelle che ti offre ogni singola partita di Serie B. Non ci sono partite assolutamente scontate, abbiamo affrontato una squadra fino a questo momento che ha 0 punti, questo deve suonare con tutta la maglia, nel senso che poi dipenderà da quello che sarà il nostro approccio alla partita. Siamo su due mondi completamente opposti in questo momento. Noi veniamo da due partite sicure, da entusiasmo, voglio continuare su questa marcia riga, e loro al contrario vengono da due partite a 0 punti e poi vogliono cambiare la rotta, quindi sicuramente hanno assoluto bisogno di 6 punti per la partita, per fare il gol destro, quindi non dobbiamo assolutamente sottovalutarlo. Le partite sono particolari e magari ci saranno molti difficoltà di stare dentro. Questo deve essere molto per noi per farci capire che dobbiamo sempre avere la stessa mentalità, come se dovessimo affrontare qualsiasi altra partita di guardatura. D'altronde quella deve essere la nostra mentalità e quella di noi. A questa mattina ovviamente posso nascondere che ho un'idea di formazione in testa, ma già nella mia testa la fine avevo qualche dubbio e quindi con la sicurezza che domani qualcosa cambierà, vediamo, la notte questa consiglia.
entusiasmo che si crea, si capisce. Io credo che le prime parole che ho detto qui è che avremmo voluto, quello che dirò sarebbe stato quello di portare l'entusiasmo. Quindi, in questo momento l'abbiamo portato con i risultati, non con gli occhi, ma i risultati sono quelli che contano. Ma questo entusiasmo non deve sconfinare in qualcosa di diverso che sia entusiasmo, perché noi dobbiamo essere entusiasti di quello che abbiamo fatto fino a questo momento, in termini di punti, in termini di tre cose positive che abbiamo presentato, quindi la voglia di vincere, di soffrire, di ribaltare i risultati, la sofferenza di squadra, nei momenti di difficoltà, ma sempre tenendo ben presente quelli che fino a questa volta sono seguiti, e quindi migliorare tutti i giorni del sviluppo del gioco, creare molti più opportunità da gol, essere un po' più dinamici in campo, quindi mantenerci ben strette le positività che abbiamo fino a questo momento, ma senza mai perdere di vista quelle che sono le cose su cui dobbiamo migliorare. Quindi se si crea questo entusiasmo, è il nostro obiettivo. Poi sta uno spogliatoio intelligente, capire che non va superato questo filosofia che è far sposare l'entusiasmo una sensazione sbagliata. Essere consapevoli della loro forza, essere convinti di quello che si fa, che si propone una tre settimane, cercare di farlo nella tre domenica, ma abbiamo presente che poi davanti sono delle squadre di questo tipo di difficoltà, le partite sono preparate quotidianamente, ogni giorno per arrivare al meglio di un giorno, ma poi può succedere il grado per il calcio non è una scelta. E quindi anche i ragazzi devono mettere del loro nel campo secondo quelle esigenze che richiedono le partite. E quindi ci vuole un po' maturo, che si ha l'entusiasmo, ma che è sempre non può partecipare al balletto. Anzi, oggi ci ritroviamo nella e pungola la squadra quando la vede non propriamente concentrata, quando si accorge che c'è qualcosa che non va, quando si accorge che non c'è la giusta concentrazione, quando si accorge che c'è troppa sicurezza nei movimenti, e quindi il compito dell'allenatore è capire questi deficit che sono dello spogliatoio, soprattutto quando si sono perso per questo tipo di partita. Ma ripeto, io sono straconvinto che domani sarà la partita più difficile da noi, perché è facile andare contro la loro guardia in Brescia, in quale Serie A, perché se non sei motivato è il dominio della perdere, è facile, più facile andare contro le squadre forti sulla carta, come il Siero, che magari è pistola campionato di vertice, è più semplice andare a giocare magari a Livorno perché era la prima partita per casa, bisogna capire determinate cose, comunque è stata una partita per casa molto più difficile venire da due partite di cui ha fatto due punti, la squadra di Serie A, che la sei giocata di reperto in questo paese, oggi di casa tutti i giorni, domani siamo già a 39 punti. Quindi questo è l'aspetto più delicato della partita di domani. Vi posso assicurare che ci siamo momenti di sofferenza, anche e soprattutto per noi. Sì,
lo sapete, è ovvio che si è sempre allenato, ma non ha tutti le gambe, perché la partita di Roma è questa partita, poi la partita di Roma è stata ancora più chiesta, per dire, poche partite che sicuramente ha superato per l'Euro, almeno per due ore di gioco, quindi. Però lui è un ragazzo estremamente generoso, la testa tante volte fa molto più della gamba. Credo l'ora di scendere in campo, credo, sicuramente ci sarà un pizzico di emozione, non perché fa una cosa incredibile, perché non fa sullo stadio e davanti ai tifosi. È una cosa importante per noi, per le qualità che è in campo, ma anche per le qualità morali che ha. E credo che si sente una bella responsabilità, però questo è il problema. Si appare degli altri del pronto per scendere in campo. Anzi, di più, però. Sì, di più. Sì, di più. La Juve Italia, ci sono giocatori che lei si inizia a scendere in campo, quanto che non è in campo. Da durare, da durare, sicuramente. Ma io non tengo particolarmente il giocatore, io tengo la squadra. Tengo la squadra perché poi la forza di una compagna, di una squadra, difficilmente un elemento tipo portare in alto. Quello che temo di più della distanza è la voglia di finalmente portare un punto a casa, perché in questo momento non l'ha fatto. Poi sicuramente ci sono dei giocatori con le loro caratteristiche diverse, ci sono giocatori tipo di Gennaro che hanno un ruolo anche un giocatore superiore che possono qualsiasi momento avrà girato avanti, ma giocare in particolare perché hanno qualità tecniche superiori, quindi magari sono giocatori più pericolosi dal punto di vista tecnico, però poi se ci può essere la fisicità, se si è davanti, o la compattezza di squadra, non sappiamo neanche se andranno a giocare 5 o 4, ma questo ci deve interessare relativamente, perché dobbiamo vedere che la nostra cerca di fare meglio questi due. Non parlo da fare la qualità, ma se non si può fare la qualità, io ho assoluto rispetto e stima per tutti quanti, dai più giovani a quelli con più esperienza. Ci sono giocatori che hanno grandissima storia alle spalle, con addirittura che sicuramente quel bagaglio di esperienza che fanno tanto la squadra. E poi ci sono allenatori giovani che hanno dimostrato l'anno scorso, alcuni che con cui hanno giocato, se chiediamo Alessandro e Pippo, che ho avuto compagni di squadra nazionale, anche a Milano, ma sono anche molto di tante squadre del tipo italiano, con cui ho giocato a Verona, che sono giovani, fatto molto bene negli anni precedenti, ma io noto che questa Serie B si veda moltissimo la mano di questi allenatori, perché non tutte le squadre sono ben organizzate, poi ognuno ha la sua idea al calcio e va rispettata, c'è un allenatore che piace più con questo palla, che c'è più anche di questo allenatore che aspettano per fare gli altri aspettati in avanti, quindi ognuno ha le sue qualità, ma sono tutti allenatori estremamente preparati che sanno dare un improvvio, ma molto sono tutti in quella scuola. Buongiorno, ci sono giocatori che qui sono arrivati da poco, magari di tutto l'altro, ma dove non hanno giocato in questa settimana, non mi deve chiedere niente, e a pari ci sono quasi 73 rapporti, la mente, quasi a pari, volevo sapere come l'ho trovato, visto che ha lavorato un po' di più rispetto a quando si è entrato per una settimana, insomma, il giocatore estremamente fresco che può adattarsi a fare un po' tutti i ruoli al stesso tempo, se domani si è subito a vedere una stessa. Ripeto, la stanza ce l'hanno da costruire tutti, stanno bene tutti, dovrò fare delle valutazioni, ci sono giocatori che sono tornati
fondo, come ho detto, che sono quasi in campo. D'altronde facciamo questa partita, poi già la prossima saranno 5 gare, quindi ci sono 4 gare in questi giorni. Quindi sicuramente ci sarà spazio per tutti. Abbiamo bisogno di tutti, abbiamo una rosa, competitiva, ma soprattutto abbiamo una rosa in cui non ci sono. Se io vado a vedere le partite che hanno fatto in campo, lo stesso tipo di ultimo, lo stesso pari, lo stesso, ti rendi conto che poi non c'è un divario tra quelli che hanno giocato fino a questo momento dopo. E quindi ognuno si deve ritagliare il proprio spazio e questa deve essere non la nostra debolezza, ma la nostra forza. Sapere che quotidianamente noi siamo che io potrei anche pescare la mia attitudine, vedo e prendo dai centrocampisti, e sono sicuro che non vado di volta, nel senso che se ne vedo uno o un altro cambia veramente poco. Quindi le scelte che io faccio le faccio secondo quelle che sono le indicazioni che mi danno il diario o quelle che mi danno loro in campo durante la settimana, quindi dipende solo e esclusivamente da. In questo momento sta giocando veramente molto bene il calcio, il ruolo portiere vuole sempre un po' più pescato, ma lo stesso Icario sta benissimo perché è un calcio intelligente che alle spalle è arrivato il portiere che ha dimostrato subito le sue qualità. È ovvio che il ruolo portiere non è come il ruolo di un centrocampista, oggi faccio giocare un Carrara, che poi faccio giocare qua. Un po' più stabile, ma come giocatori devono mettere. Quindi sta facendo fino a questo momento bene, ha fatto benissimo la partita, dopo è stato anche più motivazioni, ma poi alle spalle c'è un portiere che avrebbe voluto perché sapevamo che aveva delle qualità, e quindi anche lui non deve fare altro. Il preparato per l'analisi bene e aspettare la sua opportunità che potrebbe andare a molto avanti. A proposito di battuta, tutti parlano di battutaggio di più, ma nella sua testa c'è anche un battutaggio del modulo e non parlo di più per quantità di più. Parlo della possibilità che questo Perugia prima o poi in alcune situazioni e in determinate partite possa schierarsi a tre dietro per avere più densità di mezzo. La domanda è impensabile giocare a tre domande? E io su quando per esempio Barassi. Su quando? Barassi. Non c'è quanto. Ci siamo già messi dentro qualche volta. Domani è probabile che giochiamo a 30, almeno da inizio, però quando facciamo più parte, è improbabile che domani, nella partita di domani, è improbabile che giochiamo a 3, ma è molto probabile che possiamo anche costruire a 3, praticamente la stessa cosa. Magari gioca da due punte e tu lo spazio per giocare dentro il laterale lo abbiamo fatto anche in altre cose, abbiamo fatto complicato stato questo. Thank you.
lo sentito su tutti, si chiama il figlio dell'amore. L'obiettivo che ho questa è quello che se il mio play è una carta che ci ha fatto le cose a play, facete quello. Che fa se le carte le pensi tutti? Fatti giocare un po', fai qualcosa per mancarti, dove la prenderà un altro, ti prenderò tu, ecco, è lì che è importante il percorso calcistico, quella che dico io. Non puoi pensare di avere un modo di oggi 4-3-3, o 3-3, via il Carraro, tutti devono passare la Carraro, capito? Ma se il Carraro è mancato, quindi è mancato. Se voleva, si sentiva il modo di dire, gli diceva che parla non davanti, lo dice il Carraro, come la vista, mezz'ora, perché si alzava, a questo punto ci fanno una mezz'ora che ha le stesse qualità tecniche che può avere un pallice in quel momento lo fa lui. Ovviamente secondo me è un allenatore non bravo, un allenatore deve sempre cercare di mettere delle condizioni ai propri giocatori per quelle che sono le proprie caratteristiche. È ovvio che se io potrei mettere anche la nuova strada per gioco, però conto che se stai lì di ruotare di capire quando costruisci lui diventa un certo campista tu, un conto che sarai di segmento dietro il terzino, sarà il centro. E quindi se tu devi sfruttare quelle che sono le loro caratteristiche, tu puoi partire da destra, da sinistra, al centro, ma tutte le tue caratteristiche. In questo momento faccio un esempio con Dragora, secondo me è un play, ma il niente ce li hai, allora gioca la mezz'ala, perché comunque gioca per forza, lo sfruttano, non facendo rifare il segmento sulla pasta, ma sono provini a giocare in italiano. Quindi questa deve essere l'obiettivo. Grazie a voi.